degli oggetti casalinghi, degli oggetti non regali, degli oggetti quotidiani, degli oggetti domestici, il fuoco, il ghiaccio, il colore, ma in realtà l'elemento principale della pittura è la luce. E questo probabilmente è vero in modo particolare per la pittura italiana, per la storia della pittura italiana. Pensiamo al rapporto tra pittura fiorentina e pittura veneta, la pittura del segno e la pittura della luce e del colore. Nello stesso tempo io immagino che un artista come Pierpaolo Calzolari non si possa e non si debba definire, proprio pensando alla sua opera pittorica, un artista contemporaneo. Io non credo che Pierpaolo Calzolari possa essere veramente ben capito solo se lo esponiamo nei white cube dei musei contemporanei. È una pittura che sembra farsi viva proprio come se si stesse dipingendo. Non c'è l'artista che la dipinge, ma è come se si stesse dipingendo, si stesse completando con degli elementi propriamente performativi come il fuoco e il ghiaccio, ma anche con le nostre reminiscenze della storia della pittura, con la nostra familiarità con i materiali, nella relazione d'incanto, di ricerca, di sospensione, con il colore. Un colore blu come quello alle mie spalle, che ricorda il blu nella storia dell'arte. E che cos'è il blu in un dipinto? Pierpaolo Calzolari ci riconcilia con un'idea forse molto italiana, forse molto europea di arte, come qualcosa che non vive nel tempo della cronaca in cui è realizzata e forse anche non si può godere appieno nel momento della storia dei formati espositivi in cui l'opera è realizzata, il museo contemporaneo, la sua parete bianca, le nostre retoriche, i nostri comportamenti, ma forse dovremmo immaginarci una mostra di Pierpaolo Calzolari fra 500 anni e forse sarà magari in uno straordinario colloquio con arte che era stata prodotta secoli e secoli prima, e questo colloquio sarà splendidamente pieno di senso, pieno di significato.